Ciao a tutti amici di Everyeye, un salutone dal Green. Oggi abbiamo la bella review di Griezmann in forma direttamente dal Team of the Week numero 8. Approfitto però prima di iniziare per ringraziare tutti quelli che sono passati alla Games Week allo stand di Everyeye. Io ero lì il sabato, è stata una giornata veramente fantastica, quindi grazie ancora a tutti quelli che di voi sono venuti a salutarmi, a far due chiacchiere, a far qualche partita a FIFA. È stato veramente bellissimo. Però bando alle ciance, parliamo di Griezmann, ala sinistra francese dell'Atletico Madrid, che in questa versione in forma è attaccante. E com'è questo giocatore? Scopriamolo. Allora, le caratteristiche fisiche di questo giocatore dicono che ha una grandissima velocità e accelerazione, 86 in accelerazione, 86 nello sprint, un'agilità mostruosa, 90 di agilità, un 71 nell'equilibrio, 4 stelle sulle skill, 62 nella forza fisica e 76 nella stamina. Cosa significa questo? Significa che Griezmann è un giocatore che corre tantissimo, un giocatore che con un buon controllo palla 81, veramente ottimo, e queste 4 stelle skill vi permette di dribblare molto ma molto bene gli avversari. Anche se voi non avete grandissima abilità nel dribbling, il suo 88 di dribbling appunto vi permette anche senza skill di andare via molto bene gli avversari. Una cosa che mi è piaciuta di lui è la rapidità nei movimenti, ovvero vi allungate il pallone, a questo scatto recupera subito terreno. Se fate la skill nel momento giusto, bruciate completamente l'intervento degli avversari e vi lasciate le praterie dietro le spalle. Per cui arrivare in porta con Griezmann, grazie anche al suo work rate alto-medio, è veramente veramente facile. Una volta che siete arrivati in porta, bisogna tirare. Com'è il tiro di Griezmann? Da dentro area praticamente è un killer. Tenete conto che lui è sinistro di piede e ha 3 stelle sul piede debole. Ha un 85 di finalizzazione, che è uno dei valori che aumenta di più, perché ha più 5 nella finalizzazione rispetto alla versione non in form. Ha un 86 nell'effetto, un 79 nella potenza tiro e un 74 nei tiri della distanza. Per cui com'è il tiro di Griezmann? Da dentro area assolutamente è un assassino. Questo 85 di finalizzazione si sente tutto. Con il piede destro, diciamo 3 stelle, forse ogni tanto sembrano quasi un po' meno, perché spesso e volentieri, non avendo una grandissima potenza e non avendo un gran tiro della distanza, quando provate magari di destro a tirare da fuori area, è probabile che la palla esca oppure che il portiere riesca a deviarla. Per cui se lo usate in un attacco a due, magari cercate di posizionarlo sulla destra per sfruttare al meglio il suo sinistro. Se lo usate come attaccante unico, quindi in un 4-3-3, sappiate che il suo sinistro è micidiale, il destro un po' meno. Un altro ottimo valore di questo giocatore è il posizionamento, 91 nel posizionamento, altro valore che ha un più 5 rispetto alla versione non in forma, ed è un valore che conta tantissimo, perché posizionamento unito al work rate, unito al fatto che è un giocatore molto veloce, veramente lo rende assolutamente micidiale nei contropiedi specialmente. Negli 1-2 con l'altro attaccante, se lo usate in un modulo due punte, anche qui in rapidità si trova molto facilmente a battere magari uno contro uno un difensore e poi arrivare in porta. Quindi tante cose buone. Se vi state chiedendo se ha qualche pecca, sì, ce l'ha, ed è la forza fisica. Forza fisica 62, quindi nei contrasti fa abbastanza fatica a resistere, e anche questo 71 nell'equilibrio. Quelle volte in cui dovete fare il cambio di direzione improvviso, molto rapido, può darvi qualche problema. Il colpo di testa non è niente di speciale, abbiamo un 72 con 80 di elevazione. Diciamo che salta molto, però la sua precisione nei colpi di testa non è incredibile. Per cui è un attaccante molto veloce, rapido, con un buon tiro di sinistro. In sostanza, ricapitolando, ha delle grandissime qualità che sono la velocità e il dribbling. Le 4 stelle skill sono una manna dal cielo. Ha un tiro con il sinistro che è fantastico, con il destro un po' meno. Ripeto, le 3 stelle skill ogni tanto sembrano qualcosa di meno per i risultati che ha il suo tiro. La potenza tiro non è impressionante. Il posizionamento invece è assolutamente fantastico. È un gran buon giocatore, un ottimo attaccante per una Liga Spagnola o anche una squadra ibrida. Se avete la possibilità, provatelo, non vi deluderà assolutamente. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questa recensione, lasciate un bel like, noi ci troviamo ovviamente al prossimo video qui su Everyeye, sempre con tanta qualità. Ciao belli!